Com'è la situazione in Texas? Questo è l'ennesimo motivo per il quale io penso che l'America è uno degli stati più fichi al mondo. Credo di capire che il governo americano, cioè il federale e poi lo statale, tipo Europa e poi gli stati singoli, però a livello molto più fico. Praticamente, dopo Trump, Biden ha cancellato tutte le costruzioni del muro, del famoso muro che volevano fare, che devo dire in realtà stava funzionando, i punti dove l'hanno costruito. Praticamente negli ultimi 3 anni abbiamo avuto un influx di gente più grande che mai, perché appunto, sapendo che il nuovo presidente era un po' più lenient, tranquillo riguardo, la gente si è buttata dentro. Si è creata una vera e propria crisi. Il Texas, che si è rotto le balle, ha fatto prima una richiesta aiuto al governo federale. Il governo federale non ha risposto. Ricordiamoci che il Texas è repubblicano, quindi dalla parte, diciamo, di destra. Però ha detto: sai che c'è? Sti cazzi. E hanno iniziato a costruire, a mettere in mezzo la Guardia Nazionale, a mettere filo spinato. E devo dire che sta funzionando. Filo spinato e container. Governo federale, signor Biden, è nella posizione del o attivo il militare oppure cerco diplomazia. Ma in realtà lo sta facendo una minchia. Quindi Texas continua a fare di testa sua. Tra l'altro, man mano che si va avanti, sempre più stati americani sono dalla parte del Texas. Adesso siamo arrivati a 24 stati americani che sono pro la decisione del Texas. E Texas ha pure recentemente mandato una lettera dicendo che al posto di aiutare il governo di Texas a proteggere i propri confini, ha attivato legali per attaccare il governo di Texas in modo legale. Ha anche scritto che al posto di forzare le agenzie federali, tra cui quelle lì che hanno a che fare col confine, ad arrestare la gente che viene dentro illegalmente, ha ordinato di ignorare completamente il processo standard. Infine ha detto che non continuando la costruzione del muro, praticamente aprendo tutti quanti i punti di entrata, ha spostato l'attenzione dai 28 punti principali di entrata del confine a punti molto più rischiosi, portando anche molta gente non solo a entrare, ma anche a rischiare la vita facendolo, bisogna passare per posti più rischiosi, tipo il Rio Grande, che è un fiume dove più gente sfortunatamente non ce l'ha fatta. Infine cita Madison e Hamilton, più persone che hanno anche scritto, diciamo, la US Constitution, la Costituzione americana, dicendo che queste persone già prevedevano che il governo federale nel futuro potrebbe potenzialmente diventare tirannico verso appunto gli stati. E citano 2 punti. Il primo, dove il governo federale costituzionalmente dovrebbe proteggere gli stati dall'invasione esterna, la chiamano invasione, e che anche costituzionalmente ogni stato ha il diritto di proteggere i suoi confini. Quindi, tecnicamente, seguendo queste parole, il governo di Texas sta facendo quello che è stato detto tantissimi anni fa dalle persone che hanno scritto il documento della Costituzione. Questa è la cosa bella dell'America: se non ti piace uno stato, puoi andarti un altro. Che anche se il governo federale ha del potere, comunque gli stati hanno molta indipendenza. Se siete interessati a venire in America, se vi piace questo sistema, sto creando una guida su come navigare il sistema di visti e tutto quanto. Sto ancora lavorando, penso di lanciarlo a inizio marzo. Qui c'è la waiting list sul mio profilo.